Vasari ci ha quindi condotti sulla porta del Rinascimento. Nella lezione precedente abbiamo visto questo progredire, questo muoversi della crescita delle arti, quindi il progressivo affinarsi delle arti sulla base di quello che Vasari chiama lo stile di Giotto, la maniera di Giotto in verità, e quindi questa capacità di saper dare aria ai visi, quindi dare qualche cosa che togliesse la standardizzazione dei visi, una certa scalatura nella prospettiva, una certa scalatura dei piani, anche un modo differente e potremmo dire oggi più tridimensionale del realizzare i panneggi. E quindi tutto questo che lui dice, essere stato trovato da Giotto e dai suoi scolari e quindi essere poi divulgato in tutta l'Italia, ha portato a quel progressivo muoversi della maniera verso quello che è, secondo Vasari, il secondo step, cioè il secondo momento, la seconda era. Ecco, accompagnandoci a questa seconda era, Vasari ci dà subito, come già vi anticipavo, un'idea di che cosa sia questa seconda epoca, questa seconda era. E come vi dicevo, la definisce per via di mancanza, nel senso che se da un lato dice si è giunti a una progressione talmente straordinaria che possiamo dire che si arriva quasi a una cesura tra l'una e l'altra epoca, dall'altra possiamo dire che tolti tutti quegli elementi di goffaggine, di bruttezza, di eredità dalla maniera cosiddetta greca, tolto tutto questo, si arriva a quello che Vasari, poi lo vedremo, definisce come il grande studio. Ecco, questo grande studio, questa grande diligenza, però per Vasari manca di qualcosa. Ecco, questo elemento di mancanza è quello che noi vedremo essere l'elemento fondamentale invece della terza epoca, dell'epoca cioè che si inaugura con i grandi, si inaugura con Leonardo e che diventa a tutti gli effetti l'arte che noi conosciamo, l'arte cosiddetta l'arte del Rinascimento, l'arte del Cinquecento, e che Vasari riconosce in quella capacità di non fermarsi alla regola. Lo dirà a un certo punto, un uscire dalla regola che comunque conferma la regola, no? Quella che noi chiamiamo l'eccezione che conferma la regola. Tutto questo noi lo troviamo nel proemio alla terza parte, però Vasari si dedica ancora a dire quelli che sono i presupposti e soprattutto quelli che sono i grandi maestri del Quattrocento, della seconda era, quindi del 400, e si impegna a parlare di questi, dando una sorta di preview, come si direbbe oggi, di quello che succederà, parlando per l'appunto di Brunelleschi, di Donatello, di Masaccio, che fondamentalmente per lui sono i tre responsabili del salto: Brunelleschi nell'architettura, Masaccio nella pittura e Donatello nella scultura. Però prima di fare questo io vi porto un pezzetto più avanti, vi porto proprio al proemio della terza parte, perché in questo proemio, come succede in ciascuno dei proemi, Vasari in qualche modo fa un riassunto del precedente, ma soprattutto arriva a trovare alcuni elementi di definizione che servono poi per capire tutto il suo discorso. Vi ricordate all'inizio il disegno, e poi il concetto di creazione, e poi il concetto di rinnovamento, sono tutti elementi che diventano in qualche modo il punto nevralgico sul quale poi si costituisce tutto il suo discorso, si costruisce tutta la sua dinamica riguardo a quelli che saranno poi gli sviluppi delle diverse maniere. Perciò ci portiamo verso il proemio della terza parte, e troviamo qualcosa di estremamente interessante. Comincio a leggervelo e poi vedremo di commentarlo. Veramente grande argumento fecero, augmento, scusate, veramente grande augmento fecero alle arti dell'architettura, pittura e scultura quegli eccellenti maestri che noi abbiamo descritti sin qui. Tenete presente, sono quelli che ha descritto nella seconda parte.
aggiungendo alle cose deprimi regola, ordine, misura, disegno e maniera. Se non in tutto perfettamente, tanto al manco vicino al vero, che i terzi, di chi noi ragioneremo da qui avanti, poterono, mediante quel lume, sollevarsi e condursi alla somma perfezione, dove abbiamo le cose moderne di maggior pregio e più celebrate. Vedete, parla subito di quelli che sono gli elementi nevralgici, i caratteri nevralgici, che hanno determinato la possibilità da parte di questi interpreti di avvicinarsi al vero. E di queste cose ne parla diffusamente a poco sotto. Dice, però questi artefici, questi artisti della seconda epoca, chiamiamola così, arrivando quasi al vero, sono stati assolutamente coloro sui quali poi si sono potute costruire tutte le novità e la modernità che caratterizza la terza epoca. Ma perché più chiaro ancora si conosca la qualità del miglioramento che ci hanno fatto i predetti artefici, non sarà certo fuori di proposito dichiarare in poche parole i cinque aggiunti che io nominai e discorrere succintamente donde sia nato quel vero buono che, superato il secolo antico, fa il moderno sì glorioso. Vedete, anche qui Vasari si sofferma sul dire quali sono, per l'appunto, quei cinque elementi, e ve li ripeto: la regola, l'ordine, la misura, il disegno e la maniera. Ecco, questi cinque elementi che sono diventati così essenziali per il raggiungimento del vero buono, cioè del modo buono, giusto, di esprimere il vero in arte, che hanno determinato la fortuna del secolo nel quale lui vive, quindi vive nel quale quindi si realizza la maniera moderna. E quindi li fa passare proprio in ordine, li facciamo passare anche noi in ordine. Il primo è la regola. Fu adunque la regola nell'architettura il modo del misurare le anticaglie, osservando le piante degli edifici antichi nelle opere moderne. Regola. Dove si sarebbe potuta trovare la regola, se non negli antichi, chiaramente. E quindi dice: nell'architettura il modo per fuggire a quello che lui chiamò il modo gotico di costruire, il modo gotico anche di fare l'ornamentazione, vi ricordate, no? Quel fare con una regola senza regola, come diceva, dove ognuno provava il suo elemento naturale nell'esprimere alcuni elementi architettonici, ma senza trovare la misura, per l'appunto, vedremo poi cos'è la misura, e quindi senza trovare quegli elementi che erano comuni a un'idea di proporzione che si era perduta. Ecco, il primo modo per recuperare questa proporzione è proprio quella di andare a cercare la regola. E dice: il modo per cercare la regola è stato un modo del tutto pragmatico, ovvero quello di misurare le anticaglie e quindi andare a trovare quei superstiti elementi architettonici che servissero a ricostruire tutti quegli elementi di misura che servivano per costruire non tanto all'antica come intendiamo noi, ma a costruire secondo quella regola di proporzione che è la regola fondamentale. Tenete presente che il fondamento per Vasari va sempre a finire in quel divino architetto di cui abbiamo sentito parlare nel proemio. Quindi la divina misura, che poi è una divina proporzione, ecco, questa divina misura viene rintracciata e viene pragmaticamente ritrovata andando a misurare gli edifici antichi. Infatti, poi lo leggeremo anche forse, ma è uno degli elementi fondamentali nella lettura della biografia di Brunelleschi. Ecco, viene sottolineato proprio il fatto che Brunelleschi dedica parte della sua attività proprio ad andare a misurare gli edifici antichi e a vedere la loro pratica costruttiva, quindi anche a cercare di trovare soluzioni dal punto di vista ingegneristico che potessero risolvere problemi grossi, come ad esempio quello della cupola di Santa Maria del Fiore che dovette costruire lui e che costruì con gran successo.
Ma tutto questo attraverso un tipo di ricerca, un tipo di ricerca estremamente pragmatico. Ecco, dobbiamo in questo momento vedere come l'elemento della regola sia la riscoperta della regola. E per riscoprire una regola che si è perduta, si va alla ricerca di quegli elementi che la fanno ricostruire. Quindi la misura degli edifici. Quindi, il primo elemento della regola è la misura degli edifici antichi. L'ordine è il secondo degli elementi che vediamo. L'ordine fu il dividere l'un genere dall'altro, sì che toccasse ad ogni corpo le membra sue, e non si cambiasse più tra loro il dorico, lo ionico, il corinzio, il toscano. A noi sembra un'affermazione forse scontata, cioè non lo so, io credo che. Per chi ha studiato l'architettura classica, per chi ha studiato anche l'architettura rinascimentale, l'idea di lavorare secondo gli ordini architettonici è un tipo di regola assai scontato, cioè ognuno di questi quattro ordini, in verità sono tre, il toscano è una ripresa del tutto italiana dello stile dorico che viene impiegata per l'appunto dai romani. Con delle varianti notevoli, ecco. Però ecco, di questi ordini, tutti sappiamo che ciascuno di questi ordini ha una sua quantità di proporzione, cioè il dorico ha una colonna di un certo tipo, con una certa altezza, e non solo con un certo capitello, con una certa architrave e tutto il resto. Però tutto questo organismo insieme. Le misure di tutto questo e anche l'insieme degli elementi, tenete presente, dalla base fino alla traviazione, fino alle decorazioni, triglifi, metope, è considerata da Vasari un corpo. E dice, l'ordine è stato quello di ristabilire per ciascuno degli ordini quegli elementi che dovevano essere utilizzati. Quindi ciascun elemento per ciascun corpo. È molto bello, no? Sì che toccasse ad ogni corpo le membra sue. E anche qui notate come il discorso sia legato a un concetto di corpo e quindi a una umanizzazione anche dell'architettura. Non è una cosa nuova perché Vitruvio stesso faceva rapporti tra i diversi ordini architettonici e la figura umana. Non è una novità, però se voi lo pensate all'interno di quella specie di introduzione filosofica all'arte, che parte, ve lo ripeto ancora una volta, dall'idea del divino architetto e che discende fino all'uomo come l'opera più perfetta dal punto di vista scultore, pittorico e quindi di proporzione, capite un po' come questo richiamo all'elemento del corpo suo, delle membra sue. Non si ferma semplicemente a un ricordo delle dottrine di Vitruvio, quanto piuttosto va più avanti secondo un disegno un po' più ampio e che ci fa capire anche quanto l'architettura del suo tempo, con le bizzarrie, con tutto quanto riguarda le riprese in senso manierista delle soluzioni del Rinascimento stretto. Andasse proprio alla ricerca di quel qualcosa che non fosse semplicemente la rigida regola, ma che andasse a muoversi secondo quella che è la libertà tipica di un corpo umano che segue le diverse regole, ma riesce a manifestare diversamente quelle che sono, potremmo chiamarle le attitudini, però di questo ne parliamo in seguito. Ha interesse in questo momento che tra gli elementi fondamentali c'è il recupero non soltanto di quella che è la regola, ovvero di quelle che sono, potremmo chiamarle noi oggi le misure, da non confondere con la misura di cui parla dopo, le misure degli edifici e gli ordini architettonici. Al di là di questo, noi possiamo dire, gli artisti che lavorarono in quest'epoca riuscirono ad arrivare a questo recupero. Cosa gli mancherà? Lo vedremo dopo. Il terzo elemento di cui parliamo è la misura. Dice, e la misura fu universale. Sì, nell'architettura come nella scultura, fare i corpi delle figure retti, dritti, con le membra organizzate parimenti, ed il simile nella pittura. Ecco, la misura non è quindi, come vi ho anticipato un attimo fa, il misurare, quanto piuttosto il riuscire a dare
le giuste proporzioni interne a ciascun corpo, che fosse un corpo architettonico, un corpo scultoreo, un corpo pittorico. Quindi l'organizzazione interna dei diversi membri, questa è la misura. Noi la chiameremo proporzione, però in questo senso entreremmo in una sorta di cortocircuito logico. Preferisce Vasari chiamarla misura perché la misura è la corrispondenza di diverse parti che rendono il tutto non solo proporzionato ma armonico. Quindi anche noi parliamo fondamentalmente quando uno deve agire con misura, deve agire con moderazione, deve agire con proporzione, deve agire secondo un criterio più generale. Ecco, questa misura ha introdotto fondamentalmente il concetto che ogni elemento artistico, sia esso architettonico, scultoreo, pittorico, deve avere una coerenza interna, e questa coerenza interna, che passa attraverso il sistemare le giuste parti dell'ordine e passa attraverso quello che è il concetto della regola, ovvero la giusta misurazione, si chiama per appunto misura. Il quarto è il disegno. Il disegno fu lo imitare il più bello della natura in tutte le figure, così scolpite come dipinte, la qual parte viene dallo aver la mano e l'ingegno che rapporti tutto quello che vede l'occhio in sul piano, o disegni in su foglio, tavolo o altro piano, giustissimo ed appunto, e così di rilievo nella scultura. Vedete che qui riprende proprio il concetto di disegno di cui abbiamo parlato prima, no? E ci sono, però qui è così sintetico che ci fa anche capire bene che cosa intenda come disegno. Vedete che ci sono tutti gli elementi, dice, lo imitare il più bello della natura in tutte le figure. Cioè, trovare quell'elemento di bellezza che noi possiamo vedere, rintracciare in diverse cose, imitarlo in quello che è l'elemento eccellente, cioè il disegno ha quella capacità, vi ho detto, quella capacità di astrarre dall'elemento naturale è quello che è l'elemento più bello. Quindi l'imitazione attraverso il disegno non è quella dell'oggetto in sé, ma è quella del più bello degli oggetti di natura. E poi fare in maniera che questo avvenga proprio perché ci sia la possibilità di un rapporto diretto tra l'atto intellettuale e l'atto della mano, cioè prestamente si deve riuscire a fare in maniera che la mano entri in rapporto con quello che vede, e quello che vede, vi ripeto ancora una volta, attenzione, non è semplicemente il vedere che diciamo noi, il nostro vedere, perdonate, fotografico, ma è il vedere intellettuale, cioè la mano deve avere la capacità di essere così pronta, così veloce, così capace, così allenata, da fare in maniera che quel che si vede, e che non solo con l'occhio, ma si trasceglie attraverso l'intelletto, possa essere messo sul piano, cioè possa essere messo sul foglio, possa essere messo sulla tavola, sulla tela, diremmo noi oggi, nel disegno, nella scultura, in qualsiasi cosa che possa essere tradotto in arte. Ecco, capite? Ancora una volta qui insiste sul concetto di disegno come passaggio intellettuale tra quello che noi vediamo e quello che traduciamo con la mano. Interessantissimo e fondamentale perché è questo elemento idealizzante che caratterizza molto la produzione della seconda epoca, della seconda era. E questa capacità che noi riusciamo a vedere molto bene in tanti interpreti famosi che noi conosciamo del Rinascimento, tra cui quelli più straordinariamente raffinati, che possono essere l'Angelico nel primo periodo, oppure che può essere Botticelli e tutta la sua schiera, cioè anche Lippi e tutto il resto. Cioè, questa capacità di saper trovare una sorta di essenza del bello e di metterla nella tavola e quindi realizzare un'opera d'arte che compiutamente sia capace di
rivelare il senso del bello. E questo è in qualche modo il punto rilevante di questa epoca, nella quale il disegno riesce ad arrivare a una prestezza, a una velocità, che fa in maniera che quel che viene visto viene tradotto subito attraverso quelle regole, che sono le regole che vi ho detto prima, no? Sia la regola che la proporzione, che l'ordine, che la misura, tutte messe insieme in maniera da creare quell'elemento di bellezza che viene confermato dall'atto intellettuale del vedere, del trascegliere il più bello, così da metterlo nell'opera d'arte. In ultimo, non c'è se non il concetto di maniera. La maniera, che noi abbiamo già detto cos'è, maniera fondamentalmente per Vasari è uno stile, è lo stile, no? Quando parla di maniera di Giotto, noi possiamo dire lo stile di Giotto, no? Noi parliamo di stili fondamentalmente, lui usa il termine maniera. E quindi dice la maniera, che cos'è che è cambiato nel 400 rispetto alle epoche precedenti, rispetto anche alla maniera di Giotto, lasciamo addirittura abbandonata del tutto la maniera greca. Dice, la maniera venne poi la più bella, dall'aver messo in uso il frequente ritrarre le cose più belle. È il ritorno al frequente ritrarre le cose più belle, quindi la grande capacità di ripetere, di ripetere, di ripetere, che cosa? Quell'atto intellettuale che ti permette di ritrarre le cose più belle. E da quel più bello, o mani, o teste, o corpo, o gambe, aggiungerle insieme e fare una figura di tutte quelle bellezze che più si poteva. Ve l'ho anticipato un attimo fa parlandovi ad esempio per l'appunto di Botticelli o di Filippo Lippi, no? Che cos'è tutto questo? È il ritorno all'inizio, no? Fondamentalmente la maniera è stata la capacità, il miglioramento della maniera, la maniera quattrocentesca, è stata la capacità di avere questa dimestichezza straordinaria attraverso il disegno, di trascegliere tutte le cose più belle, ma non solo di sceglierle e di metterle sul piano, sul disegno, sul foglio, sulla tavola, quanto piuttosto di riuscire a comporle. E componendole, riuscire ad aggiungerle insieme e fare una figura di tutte quelle bellezze la più bella che si potesse. Quindi il concetto di bellezza che potremmo dire quasi astratto che notiamo nell'arte del 400, dipende proprio da questo, dal fatto di essere riusciti, come sostiene Vasari, a creare una composizione che fosse ordinata, e abbiamo capito cosa vuol dire ordine, ordinata, misurata e secondo una regola, e che questo che produce armonia raggiungesse la capacità di realizzare le figure le più belle, come dice. E metterla in uso in ogni opera, in tutte le figure, che per questo si dice essere bella maniera. Cioè, questo non in una figura soltanto, ma fare in maniera che ci sia una continuità, ovvero riuscire a fare in maniera che non ci fosse solo l'esercizio. Il disegno può essere anche solo un esercizio, no? L'esercizio della scelta della cosa più bella e lo studio di questa. E poi la composizione per riuscire a fare la figura più bella. E Vasari dice non è ancora la maniera. La maniera è la capacità di utilizzare questo stesso metodo per tutte le figure. E quindi creare un tutto organico fatto delle figure le più belle. Questa cosa non l'aveva fatta Giotto, né quei primi artefici, sebbene egli avevano scoperto i principi di tutte queste difficoltà e toccatele in superficie, come nel disegno, più vero che non era prima e più simile alla natura, e così l'unione dei colori e dei componimenti delle figure nelle storie e molte altre cose, dalle quali abbastanza si è ragionato. Ma sebbene i secondi argomentarono grandemente a queste arti tutte le cose dette sopra, elle non erano però tanto perfette che elle finissino di aggiungere all'intero della perfezione.
mancandoci ancora nella regola, attenzione qua, una licenza che non essendo di regola fosse ordinata nella regola e potesse stare senza fare confusione o guastare l'ordine, il quale aveva bisogno di una invenzione copiosa di tutte le cose e di una certa bellezza continuata in ogni minima cosa che mostrasse tutto quell'ordine con più ornamento. Questo è un passaggio complesso, effettivamente un passaggio complesso, però ci dice, sta arrivando al cuore del problema, dice: Giotto e gli altri non erano arrivati a risolvere i problemi che invece vengono risolti dagli uomini della seconda epoca. Gli uomini della seconda epoca riescono a mettere in atto e quindi a realizzare opere bellissime proprio perché riescono a utilizzare tutti e cinque quegli elementi di cui vi ho parlato e in questa maniera riescono a realizzare delle opere bellissime, a risolvere i problemi dell'età precedente. Però che cos'è che non risolvono? Non arrivano a realizzare quella perfezione intera di cui parla Vasari. E quella perfezione intera di cui parla Vasari sembra quasi una contraddizione, perché dice: mancando ancora nella regola una licenza, quindi una capacità di discostarsi dalla regola, che non essendo di regola fosse ordinata nella regola e potesse stare senza fare confusione o guastare l'ordine. Cioè, dice, è quasi un'utopia quella di riuscire a osservare la regola, ma con una libertà tale che questa regola in qualche modo viene osservata, ma viene anche trasgredita in nome però di un ordine che soprassiede a tutto. Cioè dice, arrivare a fare qualche cosa che sia nella regola, ma che se ne discosti il tanto necessario per creare qualche cosa che, non uscendo dall'ordine e non facendo confusione, crei una bellezza più plausibile. Infatti, questa bellezza più plausibile, vediamo adesso che cos'è. Cioè, nelle misure mancava un orretto giudizio, che senza che le figure fussino misurate, avessero in quelle grandezze che le erano fatte una grazia che eccedesse di misura. Nel disegno non v'erano gli estremi del fine suo, perché sebbene facevano un braccio tondo e una gamba diritta, non era ricerca con muscoli, con quella facilità graziosa e dolce che apparisce fra il vedi e il non vedi, come fanno la carne e le cose vive. Ma elle erano crude e scorticate, che faceva difficoltà agli occhi e durezza nella maniera, alla quale mancava una leggiadria di fare, svelte e graziose tutte le figure, e massimamente le femmine, tiputti, con le membra naturali, come agli uomini, ma ricoperte di quelle grassezze e carnosità, che non siano goffe, come di naturali, ma artificiate dal disegno e dal giudizio. Vi mancavano ancora la copia dei belli abiti, la varietà di tante bizzarrie, la vaghezza dei colori, la università dei casamenti e la lontananza e la varietà nei paesi. E avvenne che molti di loro cominciassino come Andrea Verrocchio, Antonio di Pollaiolo e molti altri più moderni a cercare di fare le loro figure più studiate e che ci apparisse dentro maggior disegno con quella imitazione più simile e più a punto alle cose naturali, nondimeno e non v'era il tutto ancora che ci fosse l'una sicurtà più certa che egli no andavano in verso il buono e che le fussino però approvate secondo l'opera degli antichi, come si vide quando il Verrocchio rifece le gambe e le braccia di marmo al Marsia di Casa Medici in Fiorenza. Cosa intende dire? Intende dire che la maniera della seconda epoca è una maniera che è corretta, no? Trova gli elementi di bellezza, li mette in atto,
ma in qualche modo risulta meccanica. Ecco, sì, potremmo dire che l'elemento che a Vasari fa dire, ecco, manca qualcosa, è proprio questa meccanicità. Dice, certo che c'è tutto. Ci sono tutte le proporzioni che ci devono essere, tutte le cose sono al loro posto, la bellezza è tutta quella che ci deve essere. Eppure, che cos'è che manca? Manca quella attenzione al vero, alla resa del vero, che lui cerca di tradurre, perché credo che non sia stato facile nemmeno per lui riuscire a tradurre un passaggio, no? Un passaggio di epoca, un passaggio anche di coscienza dell'arte, no? E quindi lui dice, una grazia che eccedesse la misura, cioè riuscire ad arrivare in un testo come questo a dire una grazia che eccedesse la misura. Ecco, questa grazia che eccede la misura, lui cerca di esprimerla, no? Dice, quella facilità graziosa e dolce che apparisce fra il vedi e il non vedi, come fanno la carne e le cose vive. Cioè, cerca di dare l'idea, cerca di dare l'idea di che differenza ci può essere tra una cosa portata avanti mettendo insieme elementi di perfezione e qualcosa che è perfetta, ma secondo un atto quasi naturale. Ecco, questo è più facile da intuirsi che da spiegare, perché lo vediamo anche noi nell'esperienza comune. Ci sono cose che ci risultano perfette, ma diciamo è perfetta ma è fredda. E ci sono invece delle cose che hanno la stessa perfezione, ma sono gradevoli. Vasari sta quasi trattando l'arte come se si trattasse di una persona, ancora una volta. Entra in un campo che è un campo molto, molto umbratile, perché cerca di far capire, secondo me lo fa capire anche molto bene, qual è il vero passaggio tra un'arte che è un'arte di contemplazione, che è fondamentalmente l'arte quattrocentesca, e qui subentrano anche quegli elementi che vi dicevo di una filosofia come quella neoplatonica che ragiona proprio anche su questi termini, cioè il termine di contemplazione, cioè un'arte che al vero dà il tributo sufficiente per riuscire a trovare la strada per la contemplazione, e quindi c'è un passaggio che non si ferma all'elemento reale, all'elemento del reale, del vero, a quello che invece è il carattere del Rinascimento maturo, il Cinquecento fondamentalmente, nel quale l'arte non si contenta più semplicemente di essere arte contemplativa, ma in qualche modo tende verso un sistema che possa far immedesimare lo spettatore con quell'arte. Tenete presente che è un passaggio questo che diventerà in qualche modo il nucleo, l'elemento fondante. Una filosofia nuova che è quella che viene col Concilio di Trento, che pur riprendendo anche questa elementi molto antichi, vedrà proprio nell'immedesimazione, cioè nella capacità di colui che vede, la possibilità di immedesimarsi con l'opera che viene raffigurata e quindi di creare un rapporto di empatia con l'opera d'arte, che nel 400 è oggettivamente un obiettivo non aspettato, insomma, e invece che è caratteristico del Rinascimento, soprattutto del Rinascimento pieno. Provate a pensare, ad esempio, alle ricerche di Leonardo, ne parleremo dopo e vedremo dopo, lo intenderà proprio Vasari così, cioè le ricerche di Leonardo di riuscire a dare alle sue figure una plausibilità che non sia semplicemente una plausibilità di bellezza, ma una plausibilità di reale, cioè figure che riescano a esprimere i moti dell'anima, i moti dell'animo. Ecco, questa idea nel 400 e nella seconda era non è contemplata, non è una cosa che sia da considerare un oggetto di ricerca. Ci sarà anche stato, perché chiaramente
Gli artisti avevano, come in tutti i tempi, avevano le loro propensioni, le loro attenzioni, però ecco, il 400 è un laboratorio legato soprattutto alla ricerca di quegli elementi che siano gli elementi di perfezione, di proporzione, di bellezza, che non guardano ancora alla possibilità di esprimere anche quello che potremmo dire adesso sta sotto la pelle, e quindi quel che sta sotto la pelle, che è il sentimento, l'emozione, il moto dell'animo, vengono fuori anche grazie a rapporti, ad esempio, con la cultura d'Oltralpe, con la cultura fiamminga, ad esempio con la ritrattistica fiamminga di Van Eyck, e con gli artisti che girano in quest'orbita e che poi fanno arrivare anche in Italia attraverso Antonello Messina e tutti gli altri artisti che lavorano nella seconda del 400, riescono a far arrivare e a far entrare, a far penetrare qualche cosa di differente che non è semplicemente il concetto di bellezza in sé, ma piuttosto il concetto di quel tra vedi e non vedi, come fanno la carne e le cose vive. Che invece è caratteristica del Rinascimento pieno, del Rinascimento maturo. Cioè questo coinvolgimento che noi vediamo, ad esempio, come necessario, ad esempio, nel secondo Michelangelo, oppure più raffinatamente, nel senso, con un'attenzione differente utilizzando la grazia in Raffaello, cioè la capacità di far entrare in un mondo di dolcezza come quello, ad esempio, della Madonna della Seggiola di Raffaello o in alcuni dei suoi ritratti straordinari, negli occhi di Baldassarre Castiglione, nel ritratto per l'appunto di Castiglione, oppure in altre opere. Cioè, Raffaello, questo elemento psicologico così, così accentuato, passa attraverso il rompere misurato della regola della bellezza attraverso questo elemento che aggiunge, che fa essere la figura quasi viva, fa essere la figura plausibile. Ecco, forse potremmo dire che quel che manca alla pittura della seconda epoca, secondo Vasari, è proprio questa plausibilità del reale, cioè questa incapacità di riuscire a tradurre quello che sta all'interno della figura, riuscendo ad offrire al contrario tutto ciò che c'è di più perfetto dell'esterno, e perciò riuscire a dare la correttezza del bello, addirittura una correttezza del bello portata all'estremo spasimo, perché arriva a tradurre in termini ideali, quelli che sono gli elementi reali, ma che non riesce ancora a assurgere a quelli che sono invece quegli elementi di interiorità che pian piano, ribollendo, escono con il Rinascimento pieno. Quella fine e quel certo che ci mancava non lo potevano mettere così presto in atto, avvenga che lo studio insecchisce la maniera, quando egli è preso per terminare i fini in quel modo. Bene lo trovarono poi, dopo loro gli altri, nel veder cavar fuori di terra certe anticaglie citate da Plinio tra le più famose, il Laocoonte, l'Ercole e il torso grosso di Belvedere, così la Venere, la Cleopatra, lo Apollo ed infine le altre, le quali nella loro dolcezza e nelle loro asprezze, con termini carnosi e cavati dalla maggior bellezza del vivo, con certi atti che non in tutto si storcono, ma si vanno in certe parti muovendo e si mostrano con una graziosissima grazia, e furono cagione di levar via una certa maniera secca, cruda e tagliente, che per lo soverchio studio avevano lasciata in questa arte gli artisti della seconda epoca. Vedete anche qui qual è stata la medicina.
La medicina è stata quella di riuscire a trovare i testi sacri, potremmo dire così, no? Quei testi fondamentali che non erano disponibili fino a quel tempo. I testi sacri erano proprio quelle sculture che sono state cavate da terra, e qui passa in rassegna alcuni degli esempi più straordinari, dall'Laocoonte all'Ercole Farnese, al Torso del Belvedere e ad altre opere che diventano la palestra per gli artisti del primo Rinascimento, e che dice riuscirono a fare in maniera di togliere quella secchezza che deriva semplicemente dallo studio. Cosa intende? Intende dire che il disegno e il grande studio per riuscire a rendere la mano capace di esprimere in figura l'atto intellettuale, in qualche modo porta alla secchezza, cioè uno studio che diventa fine a se stesso, per riuscire a tradurre nella maniera più precisa possibile l'elemento di natura nella sua bellezza migliore, porta alla secchezza. In qualche modo, perdonate la rozzezza dell'esempio, è come vedere un prato fiorito e vedere un erbario. L'erbario certamente ha una classificazione straordinaria, anche perfetta nella definizione degli elementi, nella definizione dei disegni, nella definizione delle specie. Perfetta, perfetta, non manca nulla, anzi, forse ci sono elementi che servono di sovraccarico, perché in un fiore qualsiasi ci possono essere degli elementi che sono ricorrenti o non ricorrenti, e quindi li si mette tutti. Quindi lo studio fondamentalmente diventa causa di secchezza, come la chiama Vasari, proprio per il fatto che arriva a una sorta di accanimento nella descrizione. Questo accanimento nella descrizione che cosa impedisce? Impedisce di arrivare alla plausibilità del vero. È proprio l'esempio che vi ho fatto: l'erbario, se voi prendete di ogni tipo di fiore o di erba la pagina, voi vedete, e lo vedete perfetto, vedete l'esemplare perfetto, il migliore che ci possa essere. Potete anche mettere 10 pagine dell'erbario una accanto all'altra, ma tutte queste una accanto all'altra, una più bella dell'altra, non fanno ancora la morbidezza di un vero prato. E quindi non ci mettono davanti a quell'evento che, secondo Vasari, diventa fondamentale per comprendere la terza epoca, che è quello di riuscire a dare la plausibilità del vero a quello che è raffigurato. E per arrivare a questo, dice, l'elemento che ha fatto da miccia per far esplodere la novità è stata proprio la scoperta dei marmi antichi. E questo perché? Perché lo dice molto bene qui, adesso lo ritrovo, le quali nella loro dolcezza e nelle loro asprezze, con termini carnosi e cavate dalla maggior bellezza dal vivo, con certi atti che non in tutto si storcono, ma si vanno in certe parti muovendo e si mostrano con una graziosa grazia. Questa è la graziosa grazia, è meraviglioso, anzi dice graziosissima grazia, proprio per dire che cos'è? Che cos'è che si sono trovati davanti gli artisti che vedono cavar fuori dalla terra questi oggetti venerandi? Si trovano davanti non tanto delle cose che di studio sono perfette, ma delle cose che riescono a tradurre il dato di realtà, non solo sul versante della perfezione, ma anche sul versante, potremmo dire oggi, della comunicazione, o ancora piace ancora di più, o della narrazione. Se voi prendete ad esempio il Laocoonte, vi accorgete che queste tre figure
che sono così muscolari, così forti, così tese, sono avvinghiate da queste spire dei serpenti. Sono capaci però non solo di tradurre la perfezione del corpo, il grande torso di Laocoonte che verrà riutilizzato in migliaia di dipinti e di sculture da lì in poi, fin tutto il 700, l'800, non solo la perfezione muscolare, non solo la tensione del corpo, non solo il senso di grave terrore nel viso del vecchio sacerdote, non solo tutte queste cose qui, ma tutte queste cose messe insieme. Così come l'Afrodite, che anche questa viene fuori viene cavata dalla terra in quegli anni, riesce ad esprimere quella graziosissima grazia, perché non è semplicemente una figura statica, ma una figura che cerca di muovere il corpo, facendo in maniera che questo corpo, raggiunta la naturalezza del movimento, allo stesso tempo non sia eccessivamente teso o non sia eccessivamente lasciato, ma sia nel suo grande equilibrio espressione di una naturale grazia. Lui la chiama graziosissima grazia, che noi potremmo tradurre in naturalissima grazia, se non ci fosse dietro il nostro orecchio il concetto di naturalismo e di realismo. Ecco, dobbiamo lasciarli completamente perdere questi perché verranno con 600 e verranno con 800. Ecco, questa utilizziamo proprio graziosissima grazia, cioè una grazia che deriva dalla partecipazione naturale al regale. E quindi, davanti a queste sculture, gli artisti si rendono conto che non c'è semplicemente la proporzione, non c'è semplicemente il disegno, la regola, non c'è semplicemente lo studio, ma c'è qualche cosa in più, ovvero, ed è possibile, perché tenete presente anche questo, è possibile. Noi molto più facilmente, avendo a disposizione anche molti esemplari della cultura classica, molti esemplari della statuaria e tutto il resto, e avendo a nostra disposizione l'evoluzione rinascimentale, avendo a disposizione il barocco e avendo a disposizione per l'appunto il neoclassicismo e anche tutto quell'insieme di sollecitazioni culturali dal realismo e Caravaggio e il realismo, ma anche la fotografia, noi abbiamo una tal quantità di elementi e di percezioni sull'immagine che difficilmente riusciamo a immaginare la vera meraviglia che dovette provocare la scoperta di questi marmi antichi. Perché se provate a immaginare, la scultura fino a quel tempo si nutriva di esempi che erano molto, non dico inferiori, ma erano degli esempi che non riuscivano a tradurre questa naturalezza. Sembrerà quasi strano, però succede, dal punto di vista psicologico esiste proprio nel modo di procedere dell'uomo, il fatto che fino a che qualcuno non fa una cosa, questa cosa sembra impossibile, o addirittura questa cosa sembra inimmaginabile. Provate a pensare, un record è fatto, ma è fatto per essere superato. Fino a che uno non arriva a fare un record, sembra che questa cosa sia impossibile. Fino a che una persona non immagina una soluzione, provate a pensare, uno scienziato, un genio, un filosofo. Fino a che non si pensa a una soluzione, tutti si ragiona secondo un certo tipo di orientamento. Arriva questa intuizione, questa straordinaria invenzione e cambia le cose. Provate a immaginarvi, vi faccio anche qui un altro esempio fuori si può dire dal nostro contesto, ma provate a immaginarvi quando è stata formulata la teoria della relatività, eppure al di là degli scienziati e al di là di chi cerca di divulgare qualche cosa della teoria della relatività, noi oggi continuiamo a ragionare in termini di spazio-tempo, continuiamo a ragionare secondo quelli che sono i criteri,
del vivere quotidiano, e non riusciamo a immaginarci quando ci dicono il tempo si dilata, si restringe, tutto. Lo sentiamo. Chi è più intelligente o chi è più legato alla scienza lo può capire di più, ma nel vivere quotidiano pare qualcosa di non ancora raggiunto. Ecco, provate a immaginare, utilizziamo questo esempio che, vi ripeto, è rozzissimo, ma forse qualche esempio rozzo ogni tanto serve. Provate a immaginarvi gli artisti del 400 in qualche modo intuiscono la formula della relatività, ma continuano a lavorare secondo un criterio che è il criterio dello studio, fino a che non arriva l'attimo dirompente che è la scoperta dei marmi antichi. Ecco, questi marmi antichi non ricoprono soltanto il compito di una rinascita intesa come riscoperta di qualche cosa che si credeva andato perduto, ma sono l'impatto visivo che in arte si può fare questo. In arte si può arrivare lì. Diciamo che viene disseppellito un record e da lì in poi si ragiona per riuscire da un lato a eguagliarlo e dall'altro superarlo. Capite un po'? È questo il ragionamento al quale ci vuole portare Vasari, e che noi facciamo molta fatica a capire perché noi abbiamo a nostro vantaggio più di 500 anni di storia dell'arte generale, non solo italiana, più di 500 anni di storia dell'arte nella quale queste cose non solo sono state acquisite, sono state addirittura criticate, sono state riviste, sono state giudicate, sono state imitate, sono state portate al limite, sono state rese pop, sono state stravolte. Capite un po'? È questo momento, un momento straordinariamente unico, nel quale gli artisti si trovano davanti a un traguardo che era fino a quel momento soltanto immaginato. Un traguardo che porta dentro di sé un messaggio travolgente, lo avete sentito nelle parole di Vasari, no? Un messaggio travolgente, ovvero il fatto che al di là della possibilità di studiare, al di là della possibilità di studiare il corpo umano, di studiare la natura, di imitarla nelle sue cose migliori, nel tradurla in quelle che sono le figure le più belle possibile, ecco, questi ritrovamenti danno la stura al fatto che le figure possano anche essere comunicative. E questa comunicatività non riguarda semplicemente il fatto che possano essere psicologicamente, che possano dare un impatto psicologico, ma che queste figure possano creare una sorta di feedback tra il reale che vediamo e il reale dell'arte. Io torno a ripetere quel frammento di frase di Vasari che dice qui, no? Dice: il dolce che apparisce fra il vedi e non vedi, come fanno la carne e le cose vive. È praticamente quasi intraducibile questa frasetta, però fondamentalmente dice che l'arte fino al 400 non era riuscita a tradurre quell'elemento naturale che noi con gli occhi riusciamo a vedere, ma che riusciamo a vedere per via di sintesi. Cioè, cerco un attimo di spiegarmi. Quel tra il vedo e il non vedo. Cos'è quel tra il vedo e il non vedo? Non è semplicemente il chiaroscuro, non è semplicemente il modo di trattare le carni, ma il fatto che una figura riesca ad avere una sorta di risposta di movimento quando è raffigurata. Voi provate a prendere qualsiasi opera. Torniamo al nostro meraviglioso, io sono innamorato
al nostro bellissimo Botticelli, ma tutte le sue figure fondamentalmente esprimono una grande staticità. Una staticità di perfezione, una staticità nella quale quell'attimo, quell'istante, è l'istante nel quale si sta compiendo l'atto di perfezione. Il pittore immortala l'istante di perfezione che è l'istante della contemplazione. Quindi il bello ti viene messo davanti, ti viene offerto in quell'istante nel quale tutto ciò che è bello viene messo uno di seguito all'altro, come se noi dovessimo leggere la bellezza come fosse un libro. Ecco, questo non è che vieta, non è che impedisce, però questo diventa l'elemento fondante dell'arte del Quattrocento. Mentre nel Cinquecento la scoperta è proprio quella di riuscire non a mettere davanti agli occhi il bello in sé come atto contemplativo, ma come atto di fruizione, ovvero come qualcosa che partecipa alla mia stessa vita. Leonardo, quando immagina la sua ultima cena, che a noi affascina tutt'oggi, a 500 anni di distanza, al di là del fatto che della sua esistenza travagliata, dell'ultima cena, e quindi la difficoltà della conservazione e tutto il resto, ma che cos'è che immagina Leonardo? Immagina non tanto di metterci davanti all'istante straordinario nel quale si sta compiendo quell'ultima cena, quanto piuttosto ai diversi moti dell'animo che vengono generati da una frase. Uno di voi mi tradirà, che dice Cristo prima che succeda tutto, generano risposte. Generano risposte emozionali, ma non solo risposte emozionali, generano risposte di movimento, generano risposte di posa, generano risposte fisionomiche, generano una quantità incatenata di elementi che fanno in maniera che quello non sia un istante, ma un seguirsi di istanti. Quasi che noi potessimo aver fatto una serie di istantanee velocissime e le avessimo riusciti, fossimo riusciti a comporle. Ecco, questo è tra il vedo e il non vedo, cioè tra il vedo e il non vedo ha questo significato di riuscire a mettere in scena non tanto quell'istante della perfezione, quanto piuttosto l'istante narrativo, potremmo chiamarlo così, l'istante narrativo nel quale avviene qualche cosa. Questo qualcosa che avviene è il momento nel quale l'arte passa dall'essere studio all'essere comunicazione. Ecco, una comunicazione che si avvale di tutti quegli elementi che la rendono capace di grazia. Grazia anche quando ci sono delle cose che turbano, cioè la grazia non è semplicemente la bellezza ispirata di Raffaello, ma la grazia è la capacità proprio di riuscire a mettere in scena nella maniera adeguata questo tipo di discorso. Un discorso che, nato dalle prime scoperte, intuito già da Leonardo, ma nato dalle prime scoperte delle statue antiche, va per via di contagio a toccare tutti gli artisti, a dire agli artisti che la possibilità di comunicazione dell'arte non si ferma semplicemente a quell'istante indistinto, filosoficamente, intellettuale, ma va ad abbracciare quello che è l'essere stesso, va cioè a entrare in rapporto, a creare uno specchio fatto di pittura o di scultura, ma diciamo anche di architettura, perché prendete l'edificio degli Uffizi, è un'architettura che serve ad abbracciare, quindi è qualcosa
Cioè, non è l'architettura degli Uffizi, per dire, non è semplicemente lo scenario sul quale si svolge, davanti al quale si svolge qualcosa, ma abbraccia, vedete, sapete com'è fatta, no? Con queste lunghe braccia che terminano con l'arco che dà sull'arno. Cioè, un'architettura che abbraccia, un'architettura che come la scultura e la pittura non si ferma, cioè ha una monodimensionalità comunicativa, ma diventa tridimensionale nella possibilità di esprimere non soltanto il bello nella sua assolutezza, ma il bello comunicato attraverso il dato di realtà.